Harrison prova ad attaccare il cuore dell'area, appoggia sul tabellone il 4-2, 24 minuti, anche se poi Sassari aveva segnato alla bellezza di 114 punti. Barnell dall'arco dei 6,75, il pallone per Darius Thompson, lavora con il tiro da 3 punti, Darius Thompson anche lui va a realizzare dall'arco e finito 91-89. Per il Banco di Sardegna c'è spazio per Harrison da 3 punti, non sbaglia davvero un colpo Brindisi, e per 2 errori ci poteva stare non poco la chiamata. Adesso prova a rispondere al fuoco, eccolo qui Benzius, va realizzare il rimbalzo di Barnell, già dall'altra parte Pushica e Benzius che adesso segna dall'arco, 3 bombe in fila per Sassari con la ricezione di Gaspardo che è entrato in questo momento, anche lui a segno, tra l'altro come Zanelli, anche lui un prodotto delle giovani. Movimento del numero 0 sassarese, ci prende gusto, il ferro lo aiuta alla grande, sono 5 le di Harrison. Poi arriva il canestro del numero 7. L'iniziativa, prova ad affidarsi a Bell, lavora in palleggio e poi spara dall'arco. Bell, che canestro dell'ex giocatore di palleggio aperto, vuole buttare dentro, alza la parabola Bilan, per Bilan che va ancora a mettersi in proprio, trova lo scarico, extra pass di Visconti, poi Gaspardo, c'è spazio per tirare dall'arco, c'è spazio per segnare dall'arco, c'è spazio per mettere, ancora Zanelli, Pugica ancora per Kruslin, 3 secondi per tirare, finisce sempre allo stesso modo, siamo alla Gaspardo, il pallone per Bell, prova ad andare fino in fondo e Spisu prova a correre, Benzius ancora extra pass nell'angolo per la tripla di Bell. Spisu in transizione fino in fondo senza paura, Marco Spisu a segnare il contropiede, 7 secondi, palleggio aperto per lui, fa saltare l'avversario, poi pesca Bell dall'arco, non sbaglia un colpo James Bell, 3 Spisu ancora fino in fondo, fanno 17 adesso del Folletto Sardo, il rimbalzo di Brindisi, perde il pallone però c'è Pushica da 3 punti, il canestro di Vaja Pushica, ex giocatore di Pesaro. Si erano fermati, adesso invece come vedete dalle immagini è tutto mentre Frank Vitucci, abbiamo detto in apertura, palla per Bilan, buona intesa anche se il giocatore croato non chiude subito, chiude poco dopo, che gran canestro del numero 2, 4 in fin canestro, 6,40 da giocare, attacca Thompson, lui sì con la mano sinistra a firmare il codice Dino. E allora gran passaggio per Perkins a tutto campo, rientra malissimo in difesa Sardegna che prova a riprendere la marcia. Harrison, secondo tempo realizzato per il talentuoso americano, tecnicamente molto proficua, Spisu con spazio da 3 a segno. Marco Spisu e adesso il tie, sovraimpressione, Thompson ha fatto il quarto fallo da 3 punti, Sassari colpisce ancora, numero 10 Gaspardo chiuso in una morsa da De Vecchi, in qualche modo Willis, non era un passaggio, era un tiro, prova la magata Zanelli, poi tira lo scadere Krubali, che canestro di Lex Lepugica, ancora con il pallone nelle mani di Kruslin, la tripla del diminuire lo svantaggio, meno 7 ma la palla in mano, Mattia Udom in post, circolazione per Gaspardo da 3 punti in out, ancora Krubali nello stesso posto di prima, non c'è il fallo questa volta ma c'è il canestro, 82-77, Pushica, classico ormai, tiro da 3 punti da quel picon,
vuole attaccare il mismatch a suo favore nell'angolo. Udom con chilometri di spazio. Mattia Udom sblocca il suo tabellino. Banco di Sardegna, dunque Pozzecco vuole provare a giocarsi tutte le sue carte, le stesse che si gioca D'Angelo Harrison. Termine del periodo numero 4, quindi al termine della partita, Bilan di forza, di giustezza, con la finta riporta avanti D'Angelo Harrison. Visconti prende la linea di fondo, gran movimento di Riccardo Visconti che fa anche un canestro molto molto interessante. 80. Brindisi, penetrazione appoggiata alla tabella vincente di D'Angelo Anderson. Harrison che è negli ultimi due giri di lancette dove alcune regole vanno a cambiare, soprattutto sulle rimesse. Miro Bilan a schiacciare il più Massari. Krubali, di nuovo Visconti che attacca con la mano sinistra, poi step back per il tiro da tre, tripla con fallo di Riccardo Visconti. Andiamo pari a quota 93, un 4 su 4. Harrison ancora prova a trovare Krubali, intesa, l'occasione comunque ancora di andare avanti. Questa volta il mancino va a realizzare, più uno Brindisi. Time out Gianmarco Pozzecco, 7 secondi, vuole andare da Bilan che però deve attaccare, 5-4 Bilan nel cuore dell'area, si deve girare, tiro cadendo all'indietro e fuori misura per Milo Bilan. Vince l'Epicasa Brindisi che completa a 14 secondi da